Buonasera a tutti, bentrovati per questo primo appuntamento di tre previsti per Explorando. Explorando è un contenitore di approfondimenti storici, archeologici e scientifici. Per tre sabati consecutivi avremo qui differenti ospiti che ci parleranno di argomentazioni, di argomenti e temi molto interessanti e particolari. Voglio ringraziare, prima di procedere con la presentazione, le persone che mi hanno aiutato per organizzare questo evento e altri nel passato, che sono il consigliere Roberto Stradiotto, Sandro Tocchi e Silvano Moveggi. E saluto anche l'assessore Cecilia Canova, che è qui con noi questa sera. Dicevo, quest'oggi iniziamo con una conferenza, ma forse conferenza è un po' riduttivo chiamarlo l'incontro di questa sera, perché vedrete che ci saranno anche altri momenti che riguarderanno la musica, il canto, le antiche scritture, per cui è un incontro veramente particolare. L'abbiamo intitolato Exodus. È da poco uscito nelle sale cinematografiche il film, l'omonimo film, che parla appunto dell'esodo del popolo ebraico. E noi quest'oggi vedremo i vari documenti che trattano di questo fatto storico e attraverso l'approfondimento dei testi biblici, dei rotoli del Mar Morto e anche delle testimonianze egizie. Proseguiremo poi sabato prossimo, il 28, con un altro interessantissimo appuntamento, una serata completamente dedicata al genio di Nikola Tesla, uno scienziato che anticipò i tempi moderni con le sue scoperte, con le sue invenzioni, con le centinaia di brevetti che depositò. Per capirci, stasera noi stiamo utilizzando la corrente alternata, ebbene è un brevetto di Nikola Tesla depositato nel 1888. Ma parleremo anche d'altro, parleremo della vita di questo straordinario scienziato. Andremo a capire come mai certe invenzioni sono state fatte sparire dopo la sua morte. Capiremo come mai alcune appunto di queste invenzioni sono sparite. Si tratta, per capirci, del fornire l'elettricità gratuitamente a tutto il mondo. Per cui capite bene che fin dal primi del Novecento c'era un interesse che era diverso da quello di fornire la corrente elettrica a tutti noi gratuitamente, ma c'erano dei motivi economici che hanno fatto cambiare un po' la storia. Quindi approfondiremo queste tematiche, lo faremo insieme a Marco Pizzuti. Marco Pizzuti è uno dei più grandi studiosi che abbiamo in Italia di Nikola Tesla, arriverà qui direttamente dagli studi di Torino televisivi, dove andrà la prossima settimana a registrare una trasmissione dedicata proprio al grande scienziato e probabilmente riuscirà a portare qui al Cinema Italia una riproduzione della bobina di Tesla, quindi un appuntamento veramente interessante e particolare. Finiremo poi il 7 marzo con una serata dedicata all'Ars Dimicandi. L'Ars Dimicandi è l'arte del combattimento nel mondo antico e verrà a parlarci di tutto ciò Danino Lazzarin. Danino Lazzarin, con il quale abbiamo ideato assieme la rievocazione storica Cleonimo di Sparta contro i Veneti, che negli ultimi due anni qui a Dolo ci ha dato grandi soddisfazioni in termini di promozione del territorio, in termini di presenze di spettatori che sono venuti anche al di là dei confini della riviera del Brenta. Lo faremo con lui, arriverà direttamente da Matera. Perché Matera? Perché è stato chiamato con il suo gruppo a addestrare tutto il cast dell'ultima produzione cinematografica di Hollywood, Ben-Hur, che si sta girando proprio in questi giorni lì a Matera. E lui, esperto delle arti del combattimento del mondo antico, appunto sta addestrando e ha addestrato le comparse e gli attori di questo straordinario cast, tra i quali spicca il nome di Morgan Freeman. Ma questa sera
saremo in compagnia di una persona che a me è particolarmente cara, una persona che ha inaugurato il primo ciclo di conferenze I misteri delle antiche civiltà 5 anni fa, quando abbiamo iniziato questo percorso di approfondimento storico e archeologico, una persona che ha dedicato gran parte della sua vita a studiare una delle scoperte più importanti a livello archeologico del secolo scorso, e vale a dire i rotoli del Mar Morto. È stato di recente in Israele, è stato proprio a visitare quei luoghi, è stato a Qumran, dove nel 1947, per caso, un beduino trovò all'interno di una delle grotte presso il Mar Morto una serie di giare di terracotta piene di documenti estremamente importanti, scritte in aramaico, in ebraico, in greco antico. Poi sono state fatte altre scoperte in altre grotte lì vicino, fino a raggiungere più di 900 testi scritti in queste antiche lingue. Per cui per me è sempre un grande piacere averlo qui con noi. Quest'oggi è in compagnia di altre due persone, che sono Marco Rocchi e Angelo Bonecchi. Diamo il benvenuto a David Adamovic. Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. Chiedi da un'estremità dei cieli all'altra, ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco, come l'hai udita tu, che sei rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi? Yahweh, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che l'Eterno Yahweh è Dio e che oltre a Lui non vi è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene in possesso, come oggi si vede. Preziosissimi manoscritti trovati a Qumran, nelle 11 grotte, come qui vedete, vicino Mar Morto, detti e conosciuti per nome i rotoli, manoscritti nella forma dei rotoli in pelle, i manoscritti rotoli del Mar Morto, conservano le testimonianze sull'antico esodo che noi percorreremo, e poi ovviamente anche sono riportate nelle antiche scritture. E riscontreremo anche con gli scavi archeologici trovati recentemente negli ultimi decenni in Egitto. La storia parte
dal trasferimento dei figli di Giacobbe, detto Israel, in Egitto, nella terra di Goshen. Ed ecco che lì, e tutti i fratelli, tutta la famiglia, finalmente stanno insieme. E questo, infatti, il canto che sentirete, fa parte dei rotoli del Mar Morto, scritto in ebraico, trovato nelle grotte di Qumran, un canto, tra l'altro il testo molto tradizionale, amato dal popolo ebraico. Nelle grotte di Qumran i beduini arabi, ecco, i beduini arabi, a cui viene il merito di trovamento di questi preziosi documenti, trovarono i manoscritti che riportano le descrizioni sulle testimonianze di rotoli. Purtroppo negli ultimi 60 anni delle pubblicazioni riguardo i rotoli del Mar Morto e anche le trasmissioni televisive che hanno riportato
le tematiche contenuti, c'è stata data enfasi purtroppo sui rotoli non importanti. Potremmo dire che tra 900 manoscritti trovati a Qumran, se dovessimo fare la piramide dopo 18 anni di ricerche, la piramide dell'importanza dei rotoli del Mar Morto, secondo Adamovic, in base a questi 18 anni, è tutta da rifare. Non è quella come è stata praticamente quasi fraintesa nelle pubblicazioni degli ultimi 60 anni. L'ultima categoria dei rotoli non importanti di questi 900 rotoli è stata messa al primo posto. Invece, dalle ricerche approfondite di 900 rotoli trovati a Qumran, al primo posto della piramide, se mettiamo, diciamo, la cima del triangolo della piramide, dovrebbero entrare queste tre categorie di rotoli. Sono i mini o micro rotoli, o tefillin, che erano molto importanti, avevano una somma importanza per contenuti che abitanti di Qumran prestavano. Insieme a loro nella piramide dovrebbe entrare la categoria dei manoscritti che contengano l'informazione sul futuro, vecchie profezie, antiche profezie che riguardano il nostro pianeta. Sono state trovate 8 copie del profeta di Daniele nelle 3 grotte di Qumran, e in molti loro scritti citano e che vivevano in riferimento a quelle descrizioni sul futuro descritte. E poi c'è la categoria che loro raccomandavano vivamente a tutti quelli che appartenevano al loro gruppo, al loro movimento, cioè lo studio dei scritti degli antichi, la cosiddetta Tanakh, dei scritti rotoli speciali. Dopo questa piramide, se si dovesse disegnare questa piramide fatta di questi tre scritti insieme, quindi Tefillin, scritti micro rotoli, insieme a 8 copie di Daniele e la Tanakh, secondo rango della piramide dovrebbero esserci le compilazioni tra questi tre gruppi. Quindi avevano rotoli che erano compilazioni di questi testi, messi insieme secondo le tematiche. Terzo rango praticamente della piramide, dell'importanza dei scritti, sarebbero i loro scritti, dove loro commentano i scritti superiori, quelli sopra, che riguardano scritti speciali. Poi arriva il quarto rango, quello che è stato preso in notevole considerazione insieme al terzo rango di scritti. Quarto rango dell'importanza, ma siamo a livello più basso, sono le regole della comunità, scritti in cui loro scrivono come vivere, cosa fare, e ovviamente anche in virtù e in connessione in vista dei scritti precedenti che tenevano in grande considerazione. E poi, dopo questo quinto, anche sesto rango, dei documenti meno importanti, quali rotoli del rame e tanti altri documenti storici, contratti e così via. E lì ci possono entrare anche delle favole giudaiche. Ci sono molte letterature ebraiche, documenti tecnici, altre cose che sono favole ebraiche, però non hanno quell'importanza, non vengono presi in grande considerazione come documenti sopra citati. Purtroppo negli ultimi 60 anni l'opinione pubblica e le trasmissioni televisive hanno riportato l'attenzione del pubblico sul fondo del rango dei scritti meno importanti dei 900 rotoli, tralasciando addirittura o perfino escludendo il triangolo, la cima praticamente, dei scritti più importanti dei rotoli del Mar Morto. E cose interessanti, in alcune pubblicazioni molto importanti praticamente addirittura sono stati solo citati o addirittura esclusi, non vengono nemmeno menzionati. E questo più o meno è il trattamento che è stato osservato loro per circa 60 anni. Per la prima volta dal 1996, partendo da Firenze, per la prima volta in Italia e in Europa e nel mondo, ho cercato in tutte le pubblicazioni, cioè conferenze pubbliche, far vedere la panoramica dei scritti più importanti che segue questa categoria delle piramidi, che è testimoniata e documentata in tanti video che potete trovare su YouTube. Basta digitare i rotoli Mar Morto, amici dei rotoli. Poi comunque potete vedere i DVD che vi potete prendere dopo la conferenza all'uscita. Bene!
Ritornando al nostro discorso, nelle grotte sono state trovate le testimonianze dei racconti sull'Esodo, i resti di Genesi, le copie di Genesi che sono state rinvenute nella grotta numero 4, quarta grotta di Qumran, Genesi, trattino, la J lunga, poi abbiamo 4Q Genesi Esodo, trattino A, questo è il resto della copia, abbiamo anche a Masada, la copia antica di Genesi, che testimonia anticamente l'andamento e la storia antica dei figli di Giacobbe. Si trasferiscono da Canaan nella terra Goshen in Egitto, Nord Egitto. Cosa interessante è questa, che in seguito, tra i rotoli trovati, nella grotta numero 2 e grotta 4, sono stati trovati altre copie dell'Esodo e anche del Genesi. 2Q Esodo, copia A, 4Q Esodo, copia B del rotolo, 4Q Paolo ebraico Genesi Esodo, copia L e A, che racconta praticamente del soggiorno degli ebrei nell'interno dell'Egitto, delle costruzioni che facevano, la schiavitù, e poi in seguito questa descrizione prosegue descritta dal capitolo Esodo 4 e 5 in queste copie che ho citato sopra. Un'altra cosa importante è questa: in seguito, dopo la promessa del liberatore che sarebbe sorto un Messia che dopo 400 anni di amara schiavitù avrebbe fatto uscire il popolo ebraico dall'Egitto, c'è l'attesa di Messia. Thank you.
Baruch Haba, Hashem Adonai, Egli viene nel nome di Yahweh. Bene, nei rotoli documenti trovati, quali 4Q, Genesi, Esodo, copia A, rotolo 4Q, Esodo, copia C, 4Q, Paleo, Exodus, copia M, 4Q, Exodus, J lunga, 2Q, Exodus, A, c'è il racconto delle 10 piaghe in Egitto. Siccome il faraone e gli egiziani non lasciano partire il popolo ebraico, nonostante il genocidio che fu fatto, la schiava e dura, amara schiavitù durata 4 secoli, la pressione da parte degli Yahweh si fa forte e c'è racconto dal capitolo 7 al capitolo 7, esattamente come trovate nelle antiche scritture, lo stesso i rotoli riportano dal capitolo 7 fino al capitolo 12, racconto delle 10 piaghe: l'acqua mutata in sangue, le rane, invasione delle rane, l'invasione delle zanzare, le mosche velenose, la mortalità del bestiame, ulceri sulle persone e sugli animali, la grandine e il fuoco, le cavalette, le tenebre in Egitto e poi dopo l'ultima chance di lasciare il popolo quando neanche quel richiamo di lasciare il popolo avere pietà di schiavi e il popolo che ha sofferto per 400 anni iniziano e sono colpiti tutti i primogeniti dell'Egitto e in seguito vi è Esodo. Bene, le copie che ho citato prima raccontano e riportano questa storia trovata a Qumran. In seguito vi è le copie del 4Q Esodo copia C e G, 4Q Paleo Esodo copia M, 4Q Paleo Genesi Exodus L, e in seguito ancora accampamento degli ebrei dopo essere scampati dal mar aperto, mar Rosso, vi sia la descrizione dell'accampamento degli ebrei vicino Monte Sinai e consegna dei 10 comandamenti, parliamo di primo Q Exodus, copia del rotolo di Esodo trovata nella prima grotta di Qumran, 2Q vorrebbe seconda grotta di Qumran, trovato rotolo Exodus B, che parla di questi episodi, e poi abbiamo le descrizioni dei rotoli che parlano dei numerosi popoli che sono nella futura terra promessa, terra di Canaan, elenco di Ititi e altri popoli cananei che c'erano, erano molto più numerosi e grandi rispetto al popolo ebraico, che era molto più piccolo rispetto alla potenza del mondo antico, cioè l'Egitto. La descrizione di 4Q Paleo Deuteronomio copia R, copia C, copia E, descrizione di Deuteronomio 5Q Deuteronomio, 4Q Deuteronomio copia M, copia F, 4Q Deuteronomio copia C, e poi racconto comunque della presa della terra promessa, l'entrata, il famoso fenomeno del giorno allungato richiesto dal successore di Mosè, fermati sole, la luna, fermati lì per poter concludere le conquiste. Bene, nei rotoli abbiamo questo racconto che rispecchia fedelmente il racconto riportato nelle antiche scritture. Noi stasera vedremo
se queste sono leggende e miti, praticamente mitologie narrate sul popolo ebraico, vedremo, perché se fosse così non dovremmo trovare nulla nella terra di Goshen, non dovremmo trovare nulla nell'interno del Mar Rosso e tante altre cose che dovrebbero o potrebbero testimoniare di questi racconti trovati negli antichi rotoli. Ebbene, siamo, come abbiamo detto qua, ebrei intorno a Giacobbe e Israele, sono felici che sono fratelli insieme, come ho sentito il canto. Dopo 400 anni aspettano l'attesa di Messia e invece dopo, secondo questi avvenimenti, si trovano davanti Mar Rosso. Mar Rosso viene aperto e c'è il giubilo. Alzano lo sguardo verso i monti e verso il mare, viene aperto, sono dall'altra parte della riva, prima dell'accampamento in Israele, e c'è la gioia per quello che è accaduto e quello che è successo. Gli egiziani, carri, cavalli, la potenza mondiale del mondo antico dentro il Mar Rosso, e loro liberi. Di Giacobbe, ecco noi, canta Gesù.
esulta con il cuore, egli è il tuo re. Dopo numerose battaglie e sgombramento da parte della potenza dell'Eterno, riesce a prendere possesso della terra promessa, Canaan. E lì, finalmente a Gerusalemme, vivere come descritto nella città Shalom, città della pace. Thank you.
Avete visto il percorso alternato tra canti ebraici che riportano, e alcuni di questi sono già dentro i rotoli del Mar Morto, cantati sia in italiano che in ebraico, e che hanno accompagnato in questo percorso la storia panoramica della storia che riguarda dimora in Egitto, trasferimento da Eracana, l'esodo e possedimento della terra dei popoli molto più forti e più numerosi. Adesso invece, in questa seconda parte, passeremo il tempo esaminando quello che invece archeologi e l'archeologia negli ultimi decenni e secoli ha trovato in Egitto. In questo ci accompagnerà Marco Rocchi. Intanto buonasera a tutti. Avete visto già scorrere queste immagini di un paese particolarmente affascinante. Kemet si chiamava per gli antichi egizi. A noi è arrivato questo nome Egitto, che non è altro che una stortura dei greci. I primi viaggiatori greci sentirono questo strano suono, che era il nome del tempio dedicato al dio Ptah. Hat-Kap-Ptah è divenuto Aegyptos, da cui deriva Egitto. Il nome per gli egiziani della loro terra era Kemet, vuol dire terra nera, probabilmente per il colore del fango, del limo, del fertile limo che rendeva così abbondante il raccolto del grano in quella zona. Diciamo che sin da bambino ho sempre avuto il fascino per questa terra e in particolar modo per l'archeologia biblica. In molti momenti
ci sono degli intrecci fra l'Antico Testamento e la storia dell'Antico Egitto, come prima abbiamo sentito dire da David, Abramo, Giuseppe, Giacobbe, Mosè, passando per Geremia fino ad arrivare alla storia di Yeshua, quello che noi conosciamo come il Cristo, il re unto e consacrato. Tutti questi sono passati dall'Egitto. Però, che è successo, David? Però, mi sono sempre domandato, questi racconti sono frutto della fantasia, mito, o hanno un fondamento di verità? Episodi come le piaghe, se sono accaduti, hanno lasciato per forza una traccia nella storia egiziana, perché qui stiamo parlando di eventi catastrofici. Il traversamento del Mar Rosso, se veramente è avvenuto, da qualche parte una ruota di un carro deve essere sotto le acque. Se il sole si è fermato sopra Gerico, ricordava prima Davide il miracolo richiesto da Giosuè, il sole non si può essere fermato solamente sull'Egitto o sulla terra di Canaan, ma si deve essere fermato per tutto il globo. O meglio, se la rotazione della terra si è fermata, deve aver lasciato traccia anche dall'altra parte del globo. Ed è questo che andremo a vedere. Prima abbiamo visto l'immagine di Mosè, soprattutto lui abbiamo voluto cercare. Si è fatta una ricerca mettendo assieme tutte le cose più piccole trovate, fino ad arrivare ad ammassare un discreto volume di prove. Qui vediamo in maniera, diciamo, ridotta la dinastia, le dinastie egiziane che vanno dall'antico regno, il periodo delle piramidi, per intendersi, fino alla dominazione greco-romana, quindi fino alla fine della storia del Nuovo Egitto. Noi ci dobbiamo concentrare soprattutto sul Nuovo Regno, che è un periodo che va dal 1570 circa avanti Cristo al 1070 circa avanti Cristo. Qui sono concentrati i più grandi personaggi della storia egiziana. Qui si è fatto la storia. Abbiamo cercato gli ebrei fra questi tre popoli. Gli Hyksos, che erano un popolo di nomadi e seminomadi che proveniva da Oriente, che si è insediato nella zona del Delta, nella terra di Goshen, per la ricchezza di quel posto. Gli Apiru, i misteriosi Apiru, che sono dei lavoratori usati per lavori pesanti, soprattutto adibiti alla produzione dei mattoni di fango e paglia. E i Beduini Shasu. Fra questi tre noi abbiamo cercato di trovare gli ebrei per capire di che periodo stiamo parlando e di quali faraoni stiamo parlando. Ho fatto una panoramica. Questa è l'antica Tebe, che sarebbe la capitale religiosa del Nuovo Regno. C'è qualcosa sul... perché mi taglia sulla destra. Non è che si è spostato per caso il proiettore. È così? Che vedi? Taglio un'immagine da questa parte. Scusate. Lo dà così? Sì. Vabbè, e dobbiamo proseguire così. Ok, niente. Antica Tebe, i templi dell'Antica Tebe, chi di voi è stato in crociera sul Nilo ha visto sicuramente l'odierni Luxor e Karnak. E parliamo dei faraoni guerrieri. Qui abbiamo Tutmose III, il Napoleone d'Egitto, così chiamato dagli egittologi. Famoso perché ha esteso i confini dell'Egitto dove nessuno mai era arrivato. Suo figlio, il sanguinario Amenhotep II, famoso soprattutto per appunto degli episodi molto cruenti. Poi abbiamo la regina Hatshepsut, la regina che volle farsi re,
qui la vediamo addirittura con la barba posticcia, raffigurata come un vero e proprio faraone. Questo è il tempio per lei costruito dal suo fido architetto Senenmut nella Valle dei Re. È il periodo di Amenhotep III, il costruttore della statuaria gigante, l'inventore della statuaria gigante, un suo colonnato a Luxor. Qui abbiamo i colossi di Memnon nella West Bank di Luxor. È il periodo del misterioso, enigmatico personaggio Akhenaton, detto il faraone eretico. Questo è un personaggio molto importante. Durante il suo regno spostò la capitale religiosa dall'antica Tebe in un luogo desertico da lui trovato e costruì di sana pianta la nuova capitale. La chiamò Akhet Aton, cioè l'orizzonte di Dio, l'orizzonte del dio Aton. E cancellò completamente l'antica religione egizia sostituendola con una religione monoteistica e adorava il disco solare chiamato appunto Aton. Sotto il suo regno sono successe molte cose strane. Suo figlio Tutankhamon, famosissimo per il tesoro scoperto da Howard Carter nel 22, qui vediamo un po' di pezzi del Museo del Cairo, le sue stanze d'oro costruite con una matriosca, mi dispiace che non si vede bene, questa è la statua colossale a Menfi di Ramesse, il periodo di Ramesse il Grande, e del suo colonnato a Luxor, iniziato da suo padre Seti I e da lui concluso, la grande sala epostila. È il periodo del Tempio di Abu Simbel, l'immenso Tempio di Abu Simbel, delle grandi tombe scavate nella roccia, coloratissime. Questa è la tomba di Nefertari, recentemente restaurata da un'equipe italiana. Vedete i colori bellissimi. I tempi di Ramesse III, che è stato l'ultimo re importante del periodo del Nuovo Regno, ucciso dal figlio con la madre. Ok, quindi cominciamo la nostra ricerca. Parto da una dea secondaria chiamata Sekhmet, la dea Lonissa col disco solare. Qui abbiamo il nome geroglifico, purtroppo è tagliata l'immagine. La dea Sekhmet non era una dea molto importante nel panorama egiziano, ma Amenhotep III, nel luogo del dio Ammon, quindi dedicato al dio Ammon, il dio del vento, quasi colto da un raptus improvviso, eresse centinaia e centinaia di statue dedicate a questa dea. Questa è una dea particolare, questa è la ricostruzione del tempio, qui abbiamo una piccola testa, e nella zona di questo lago sacro, lui fece erigere, si parla di 700 statue della dea Sekhmet, quasi fosse stato terrorizzato da qualcosa, perché la dea Sekhmet è una dea punitiva, legata al potere distruttivo del dio Sole Ra, è chiamata la potente o anche l'occhio di Ra. Già una volta nei miti egizi è descritta come colei che punisce l'umanità corrotta, ed è un racconto molto simile a quello del diluvio dell'Antico Testamento. Quindi ha cercato di ingraziarsi una dea particolarmente vendicativa, e abbiamo alcune delle statue che riempiano le collezioni di tutto il mondo da quanto aveva fatte erigere, 700 statue. Ancora altre 14 sono state trovate recentemente nel suo tempio funerario. E suo figlio, l'enigmatico Akhenaton, il faraone eretico, scrisse: molte cose terribili sono accadute in questi anni. Siamo fra il 1400 a.C. e il 1350 circa a.C. Cosa si riferisce il nostro Akhenaton per tutte queste cose terribili accadute in questi anni? Andiamo a vedere. Sappiamo per sicuro che nell'antica Grecia c'è stata una grande eruzione, l'eruzione del vulcano di Tera, l'attuale Santorini. È un'esplosione paurosa, si conta che la potenza di questa esplosione sia stata di 6.000 testate nucleari paragonabili a quella di Hiroshima, quindi pensate. Questa esplosione è stata datata al periodo di Amenhotep III e di Akhenaton. Ci sono le prove sono state trovate anche nelle lettere di Amarna, lettere che i sovrani degli stati vassalli inviavano al faraone,
si parla della città di Ugarit devastata da un maremoto, e anche Akhenaton fa raffigurare il dio sole Aton con degli strani aloni colorati sotto, perché si dice che questa grande esplosione abbia mandato in sospensione le polveri per anni. Recentemente il dottor Mancher ha riportato in auge la datazione del 1400-1350 a.C. che va a valorare il discorso. Poi mi sono imbattuto in uno strano papiro, che purtroppo non si legge molto bene, ma questa traduzione di un francese, Fernand Crombet, è molto bella. Praticamente si dice che in un certo anno di regno di questo faraone, ci dice l'anno, il mese e il giorno, viene stabilito un editto per esentare dall'imposta i sinistrati. Quindi si parla di una grande catastrofe. Questi sinistrati chiedono al faraone di ovviamente di essere risarciti per i danni. Si parla di molte vacche morte, campi allagati, eccetera eccetera, e si dice che il sole è rimasto basso sopra l'orizzonte astenendosi dall'elevarsi. Un giorno ne comprese due, la mattina utile di metà sopra il numero delle ore in cui il chiaro deve essere effettivo. Si parla di un giorno che è durato il doppio in questo papiro. Il re che protegge e annulli le parole di questi viaggiatori, nemici dei sacrifici alle immagini. Qui si parla di qualcuno che è nemico dei sacrifici alle immagini. Mi viene in mente gli ebrei, erano nemici dei sacrifici alle immagini. E si chiede al faraone di accrescere i colpi su questi maledetti adoratori dell'Eterno. Castigali e moltiplica le disgrazie su questi. Tu che imponesti loro il lavoro a questi ignobili, quindi si parla di schiavitù. Questi stranieri che hanno fatto sì che la luna si fermasse in un piccolo angolo al bordo dell'orizzonte. Il sole stava di fronte al luogo dove se ne andava la luna in quel momento, che differì di cambiare posto e di traversare i cieli, nel mentre la luna si abbassava lentamente percorrendo un cammino esiguo. Dall'altra parte il grande dio sole sospendeva la sua marcia. A me è venuto subito in mente il miracolo di Giosuè, il sole che si arresta. Dall'Antico Testamento Giosuè parlò: sole fermati su Gabaon e tu luna sulla valle d'Aialon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto. Racconti degli indiani dell'Arizona ci parlano di una notte che dura il doppio e di un lago che esonda. Come può esondare un lago? Può esondare un fiume. Se è esondato un lago è chiaramente un fenomeno legato alla gravità. Quindi si parla di arresto della rotazione della Terra. Qualcosa di strano è accaduto, ma non solo. Popoli andini ci raccontano che ci fu una grande oscurità e che la notte durò 20 ore e non vi fu alba. Ed è il periodo, come potete vedere, 1400. All'epoca in cui si totalizzava il sesto grande sole, nella terza gioia dell'apparizione della luna, si parla di una data, nella stagione dell'inondazione nel suo quindicesimo giorno, il gran re ha stabilito un editto per esentare dall'imposta il reddito della moltitudine di sinistrati. Il sole sconvolto era rimasto basso sopra l'orizzonte, astenendosi dall'elevarsi, un giorno ne comprese due. La mattina ingrandita pervenne ad una lunghezza utile di metà sopra il numero delle ore in cui il chiaro deve essere effettivo. Dopo questo prodigio divino è trascorso un termine e il capo ha eretto a questo riguardo un'immagine che ha per scopo di allontanare il maleficio dal paese. O re, proteggi e annulla le parole di questi viaggiatori stranieri, fa perire questi nemici di sacrifici alle immagini, accresci colpi su questi maledetti adoratori dell'Eterno, castigali, moltiplica le disgrazie su questi pastori di greggi. O re, che imponesti il lavoro a questi ignobili, che li maltrattasti, questi stranieri, che ha fatto sì che la luna si arrestasse trattenuta in un piccolo angolo al bordo dell'orizzonte. Il sole stesso che era nato di fronte al luogo dove se ne andava la luna, in quel momento differì di cambiare posto e di traversare i cieli, nel mentre la luna riduceva di velocità e si abbassava lentamente percorrendo un cammino esiguo. Dall'altra parte il grande dio sole
sospendeva la sua marcia. Abbiamo visto l'accostamento con l'Antico Testamento, gli indiani dell'Arizona che raccontano un evento del genere, ugualmente un racconto antico andino ci conferma anche l'anno, e adesso andiamo a cercare questi ebrei, e che fino a poco tempo fa neanche si riconosceva il fatto che gli ebrei fossero stati in Egitto. Questi Hyksos erano un popolo eterogeneo, composito, ittiti, fenici, beduini, sciasu e nomadi di vario tipo, che senza colpo ferire, non ci fu guerra, non entrarono con la forza delle armi, si insediarono nella terra di Goshen e presero gli usi e costumi egiziani fino a diventare anche dei veri e propri faraoni poco prima dell'inizio del nuovo regno. Qui vediamo degli edifici di tipo cananeo nella zona del delta, ad Avaris. Questo è un punto di contatto importante fra gli ebrei e gli egiziani. Questo è il famoso tetragramma Yod, He, Vav, He. Sappiamo che gli ebrei non avevano le vocali, ma sono tutti suoni consonantici, esattamente come la lingua egiziana, la strana lingua geroglifica egiziana, non ha le vocali. Ce lo dobbiamo mettere noi, è per quello che Yod, He, Vav, He diventa Yahweh, perché ce lo mettiamo noi le vocali. Ed ecco questi Hyksos, i famosi re pastori, Heka Kasut in antico egizio, vuol dire anche i principi delle alture orientali. Non hanno regnato su tutto l'Egitto, perché recentemente è stata scoperta la tomba di un faraone, detta della dinastia perduta, questo Sa-ra-lanatra, il figlio del sole, quindi un faraone, il nome nel cartiglio, Senebkai. Questo Senebkai ha regnato sulla parte centrale dell'Egitto, mentre gli Hyksos regnavano sul nord. Adesso cominciamo a trovare delle tracce archeologiche interessanti. Sotto Amenhotep III, il padre del famoso faraone eretico, è stata innalzata questa colonna. Qui ci sono i nemici storici dell'Egitto. Questa iscrizione per gli egittologi è stato un rompicapo micidiale, perché qui dovrebbe essere raffigurato un popolo dominato dagli egizi, viene descritto il nome e da dove proviene. Andiamo a vedere. Ta Shazu, che vuol dire la terra dei beduini Shazu, quelli di cui parlavamo prima, e poi c'è scritto sotto un qualcosa che non corrisponde a nessuna città, a nessuna località. Hanno provato a tradurre questi segni, questa Y, H, W, ma non è venuto fuori niente di sensato. Allora hanno provato semplicemente a farli suonare. Li hanno traslitterati e hanno provato a leggerli. Quindi, Tashazu Yahua, la terra dei beduini Shazu, quelli di Y, H, W. Ricordiamoci che anche gli antichi egizi non avevano le vocali, quindi diventa Yehua o Yahweh. I beduini Shazu erano gli adoratori di Yahweh. Quindi abbiamo trovato traccia degli adoratori di Yahweh in Egitto. Questi sono i testi delle piramidi, il testo religioso più antico mai ritrovato al mondo. Qui siamo quinta, sesta dinastia. All'interno dei testi delle piramidi sono state trovate queste righe di geroglifico. Stesso discorso, gli egittologi non sono riusciti a tradurle, non avevano senso. Lo stesso archeologo di prima le ha fatte semplicemente suonare. Testo geroglifico per ebrei. Questo professor Steiner ha visto che sono righe di preghiera ebraiche, però scritte in geroglifici all'interno di una piramide. Quindi stiamo pure parlando di un personaggio importante. Preghiere per la difesa contro i serpenti, scritte però per gli ebrei, e siamo nell'Antico Regno. Qui abbiamo alcuni dei nemici storici dell'Egitto, vediamo gli Apiru, che potrebbero essere appunto gli ebrei, libi, nubiani, siriani, gli ittiti, con le loro vesti colorate. Ed eccoci alle lettere di Amarna, faccio un primo cenno e poi ci torno successivamente. Le lettere di Amarna sono delle tavolette trovate del Medio Egitto da una contadina. Sono 400 tavolette scritte in cuneiforme, che era la lingua diciamo internazionale, come l'inglese adesso, e una serie di richieste ai faraoni del periodo, che erano Amenhotep III e il figlio, il famoso Akhenaton, il faraone eretico. In queste lettere c'è scritto che gli Apiru saccheggiavano tutte le terre del re,
Il re di Gerusalemme, che sarebbe Gerusalemme, chiede aiuto per gli attacchi dei nomadi Apiru, gli ebrei, al re. Quindi se gli ebrei, gli Apiru, attaccavano gli stati vassalli del re, vuol dire che in questo punto l'esodo è già avvenuto. Qui gli ebrei sono già fuori dalla terra di Goshen, dall'Egitto, perché non potevano attaccare se no la terra promessa. Nelle lettere di Amarna, vediamo Amenhotep III a Kenaton, già si fa riferimento agli Apiru che attaccano gli stati vassalli dell'Egitto, quindi l'esodo è già avvenuto. Guardate la data, 1400-1360 a.C. circa. Ricordate che c'è stato anche il discorso del ferma di sole in quel periodo, quindi tornerebbe con l'ingresso in Terra Santa di Giosuè, ferma di sole su Gerico, e successivamente gli Apiru attaccano gli stati vassalli del re. Qui una rappresentazione egiziana di un possibile ebreo, si vede il profilo tipico cananeo, qui beduini shasu che sono sempre riconducibili agli ebrei con le loro vesti colorate. E qui abbiamo la prima menzione del nome dello Stato di Israele. Siamo nel 1220, circa avanti Cristo, sotto il faraone Merenpita, figlio del famoso Ramesso II. Una serie di stati sottomessi dal faraone, in fondo, qui piccolino, c'è un'aggiunta. Andiamo a vedere, e qui c'è scritto Israel, Israele. Per la prima volta compare il nome di Israele. Quindi nel 1220 già erano chiamati Israele come popolo, ma dal determinativo, che sono queste due figure sul fondo, questi tre trattini sotto, si deduce che non erano ancora stato. Questo geroglifico vuol dire moltitudine di persone, erano ancora seminomadi, quasi allo sbando, ancora la terra di Israele non era quella di adesso. Qui vediamo un gruppo di questi Ekakasut, eccolo là, un Ekakaset, con le vesti colorate, che viene registrato il suo ingresso in Egitto dallo scriba. Sono 37 persone adibite alla lavorazione dei metalli. Le vesti colorate, tipico degli ebrei, nell'Antico Testamento si fa spesso riferimento alla veste colorata, per esempio Giacobbe e Giuseppe, il famoso gesto del dono della tunica colorata a Giuseppe. Secondo alcuni questo personaggio potrebbe essere Giacobbe, perché quattro mogli, due concubine, accolto con tutti gli onori, quindi un personaggio importante, il figlio di Giuseppe, che vi ricordate Giuseppe è stato accolto come viceré dal faraone d'Egitto. Qui possiamo andare oltre. È stato trovato nella valle delle regine uno scritto in geroglifico con intrusioni cananee, quindi vuol dire che nel nuovo regno gli ebrei erano già lì e provavano, abbozzavano la loro scrittura. Scrivevano in geroglifico, ma già provavano a portare la loro lingua che esisteva parlata sullo scritto. Nasce dal geroglifico, questa è la valle delle regine, fatta Set Neferu. E abbiamo altri esempi di proto cananeo, proto sinaitico, viene chiamato in questi modi. Ecco, qui vediamo, per la prima volta compare il termine Apiru sotto, attenzione qui perché ci siamo, Tutmose III, il Napoleone d'Egitto, quello che stese i confini dell'impero fino alla Siria e giù fino all'attuale Sudan. Compare per la prima volta questo termine Apiru, che è data dai laboratori, come vedete, costruiscono mattoni di fango e paglia. 1500 avanti Cristo circa comincia la storia degli Apiru. Quindi l'esodo, se lo vogliamo proprio cercare, dobbiamo cercarlo fra il 1500 avanti Cristo e il 1400 avanti Cristo, perché nel 1400 sono già usciti dalla terra di Goshen, dall'Egitto, e attaccano già la terra di Israele. Qui sono schiavi, sono lavoratori sotto Tutmose III. Ecco lì, geroglifico Apiru, che non si sa bene cosa voglia dire, sembra siano persone in uscita, la traduzione, o persone in transito, si adatta agli ebrei, e compare appunto sotto Tutmose III. Quindi la data probabile dell'esodo, come abbiamo detto, fra il 1500 a.C. e il 1360 a.C. Eccoli lì, dei prigionieri Apiru fatti dal faraone. Questo, io ve lo mostro, mi viene a ridere perché tutti gli egittologi, dal primo all'ultimo,
primo lo hanno tacciato di falso. Io ve lo dico, lo riporto perché secondo me è comunque un documento, per gli egittologi è un falso, però in questo documento, chiamato Papiro Tulli, scoperto da un archeologo, un egittologo che lavorava nel Museo Vaticano, appunto di nome Tulli, tradotto e riportato al periodo del solito Napoleone d'Egitto, Tutmose III, c'è scritto che i soldati del faraone, in presenza del faraone stesso, videro delle strane stelle comparire in cielo e che dal cielo piovvero pesci e uccelli morti. Siamo sotto Tutmose III. Quindi già abbiamo una serie di episodi inquietanti, eventi inquietanti, ma qui mi sono fermato perché ho avuto i brividi quando ho letto la traduzione di questo papiro, che si chiama Le Lamentazioni di Ipuer ed è conservato in Olanda a Leida. Alan Gardiner, il più grande egittologo di tutti i tempi, lo data al Nuovo Regno. Non c'è una data precisa, lui dice potrebbe essere una copia di qualcosa un po' più antico, e lui lo data al XIII secolo a.C. Il periodo è comunque quello. Andiamo un po' a vedere. Io l'ho messo, ho fatto degli estratti dal papiro di Ipuer e l'ho messo in parallelo col libro dell'Esodo. Guardiamo un po' che è venuto fuori. Scusate, andato troppo avanti. Esodo. Tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. Papiro Ipuer. L'acqua del fiume è sangue. Ci fu sangue in tutta la terra di Egitto. Piaghe in tutta la terra, sangue in ogni luogo. Gli egiziani scavarono nei dintorni del fiume cercando acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. La gente non osa provare un sorso, esseri umani assetati d'acqua. E ancora, e Hashem, che è uno dei nomi dati a Yahweh, questo sono gli ebrei, giusto David, che per non pronunciare troppo, diciamo, il nome di Dio, hanno messo questo termine, vuol dire il nome. Quindi non lo nominano e dicono il nome, Hashem. E Hashem fece questo il giorno seguente, tutto il bestiame d'Egitto morì. Il cuore di tutti gli animali piange, il bestiame muore. Il fuoco si avventò sulla terra e ci fu grandine, fuoco guizzante misto alla grandine. Le porte, le colonne e le mura si sono bruciate. E avvenne che, attenzione qui, colpì tutti i primigeniti e ci fu un grande grido in Egitto. Qui ho avuto veramente la pelle d'oca, la prima volta che l'ho letto. Così fu, i figli dei principi furono sbattuti contro i muri. Ci fu un grande urlo in Egitto. Queste sono le piaghe. Questa è la morte dei primigeniti. I figli di Israele partirono da Ramesse per Sukkot, essi furono cacciati dall'Egitto e non poterono attardarsi. Quelli che erano egiziani sono diventati stranieri e sono stati cacciati via. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, e chiesero agli egiziani degli oggetti di argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Oro, argento, malachite e cornalina ornano il collo delle schiave. I beduini si atteggiano agli egiziani. Questo è composto, io ho letto tutta la traduzione in stile giornalistico, ed è il racconto disperato di una persona terrorizzata. Vi posso assicurare, non è il che del poema, non è il taglio del poema, ma è un racconto giornalistico di un testimone oculare che ha vissuto un'esperienza agghiacciante. Dopodiché segue una lista di adesso non è più come prima, adesso viviamo male, prima si viveva bene, è un elenco terrificante delle cose che non vanno più in Egitto da quando qualcosa è successo. Il faraone è debole, non ha la forza di respingere questi stranieri. Scoperto nel delta vicino a Suez pezzi di pietra pomice, cenere e lapilli. E siamo, datato da Zahi Hawass, tutti lo conoscete, in ogni documentario c'è Zahi Hawass sull'Egitto, a Tutmose III. Quindi, sotto Tutmose III c'è stata, comunque, una pioggia di ceneri e lapilli. Io mi limito a riferire quello che è stato ritrovato, non vado ad interpretare. A questo punto io sono così curioso che voglio trovare lui. Io gli voglio dare un nome, perché se veramente è come nell'Antico Testamento, l'Antico Testamento è descritto come un principe addirittura che avrebbe potuto succedere al faraone sul trono. Quindi parliamo di un personaggio importantissimo. Se è esistito,
nella storia egiziana, bisogna trovarlo, perché sicuramente è un personaggio famoso, un personaggio grosso. E se siamo nel Nuovo Regno, i personaggi erano tutti conosciuti. Non è un periodo intermedio della storia egiziana dove i documenti sono scarsi, qui i documenti sono abbondanti. Pensate, se andate a fare la crociera sul Nilo, l'80% di quello che vedete è del Nuovo Regno. Mosè, Mosè, Musa, Mosen. Ma come si sarà chiamato un egiziano? Qui è riprodotto il faraone, secondo la tradizione, si viaggia anche dal Cartiglio, anche nell'ultimo film, è Rames, il famoso Rames II, il marito della bellissima Nefertari. Vedremo che non è così. È nel Nuovo Regno, siamo d'accordo, ma non sarà lui. Questo è quello che l'Antico Testamento ci dice sia accaduto. Traversamento del Mar Rosso, quasi 2 milioni di persone, 600.000 uomini validi, più donne e bambini, anziani, carri, vettovaglie. E questo è accaduto una volta gli egiziani sono gli ebrei sono passati dall'altra parte, attraversando il mare. Se questo è accaduto, deve aver lasciato una traccia, perché un evento del genere non può non aver lasciato una traccia. Si racconta nell'Esodo che tutto l'esercito del faraone viene lanciato all'inseguimento, che sapete cambia idea, prima li lascia andare, poi la rabbia lo assale, ci ripensa e fa partire tutto l'esercito con tutti i nobili. Questa è una cosa che ci tornerà dopo, vedremo perché. Con tutti i nobili e tutti i carri d'Egitto all'inseguimento. Quindi qualcosa, se è accaduto, ci deve essere. Questo è il teatro. La tradizione pone il Monte Sinai, dove avrebbe ricevuto le tavole Mosè, in questo punto. Andiamo un po' a vedere se è stato trovato qualcosa. Questi fondali sono stati setacciati tutti dall'archeologo Rob White e il suo team. Da questa parte i fondali sono troppo scoscesi, pieni di coralli, impossibile passare anche se non ci fosse l'acqua per una masnada di persone come poteva essere il popolo ebraico in fuga, carri, donne, bambini, pensatevi la difficoltà. Ron White ha provato a tracciare un percorso. Si parte dal regno di Goshen, dalla città di Rames, si va verso Sukkot, hanno calcolato persino il tempo a piedi che ci può volere nel deserto con carri al seguito. Da Sukkot verso Etam. Ad Etam a un certo punto l'Eterno dice a Mosè: andate verso sud. Si pensa perché a nord in quel periodo le tribù in terra santa erano in lotta fra loro, sarebbe stato problematico. Va verso sud. Adesso io vi lascio un po' sospesi ed apro un paio di parentesi. Gli egiziani non conoscevano la sconfitta. Non esiste la parola sconfitta nella storia egiziana. Non l'avete mai trovato in un monumento, in una tomba, in un papiro, la storia di una sconfitta? Non esiste. Gli egiziani non hanno mai perso trionfi. Addirittura la famosa battaglia di Kadesh di Rames II è descritta come un trionfo. Non fu così, fu un pareggio. Fu un pareggio, lui fu furbo a sfruttare tutta questa storia, un grande politico. E vediamo solo trionfi: il faraone che schiaccia i nemici, il faraone che prende per i capelli un gruppo di nemici e li bastona con la mazza rituale. Ma però recentemente è stata fatta una scoperta interessante. È stata scoperta la tomba di un governatore della zona di El Kab della 17ª dinastia, quindi poco prima che cominci il famoso Nuovo Regno, poco prima della 18ª dinastia. Guardate la data. In questa tomba sono elencate tutte le sconfitte degli egiziani sin da tempi del Dio, come dicono loro. Quindi sin dal primo tempo, fin dall'inizio della storia, tutte le sconfitte sono registrate in questa tomba. Questa tomba è stata ricoperta da chi ha seguito la 17ª dinastia per nascondere le vergogne della sconfitta. Questa tomba è stata coperta volutamente affinché la verità non uscisse fuori, la vergogna. Sappiamo che ovviamente sono stati in Egitto per molti e molti anni gli ebrei, e quindi qui abbiamo una,
uno schema, diciamo così, disegno di come potrebbe essere stata l'arca dell'alleanza, vediamo che lo stile è chiaramente egiziano, perché 430 o 480 anni in Egitto, ovviamente. E arrivando poi alle tavole della legge, si può ipotizzare, io prima ero convinto fossero scritte in geroglifico, ma non lo so, forse sto cambiando idea, perché diversi abbozzi, come si è visto, di, chiamati proto-sinaitico, proto-cananeo, di una lingua ebraica che nasceva, potrebbero essere quelli che sono sulle tavole di Mosè. Continuiamo con il nostro esodo. Allora, eravamo rimasti a Etam, l'Eterno dice andate verso sud. Il racconto dell'esodo ci dice che gli ebrei si incanalarono in un wadi, cioè sarebbe un canalone aperto dalle piogge, con alte montagne dalle parti. L'unico punto con queste caratteristiche di tutta la penisola del Sinai è questo canalone che si chiama Wadi Watir. Immaginatevi la scena, se avete visto il film la rende abbastanza bene l'ultimo film, si vede gli ebrei che scappano, che corrono in questo canalone, alle loro spalle l'esercito egiziano con i carri, hanno difficoltà, nel libro dell'Esodo è scritto che Dio stacca le ruote dai carri per rallentare la rincorsa dell'esercito, e gli ebrei sono spinti ad andare sempre e solo avanti. Qui abbiamo un'altra immagine di questo wadi e il mare sullo sfondo. Ecco lo sbocco sul mare, e qui abbiamo l'unico punto in tutta la penisola del Sinai che può contenere fino a 2 milioni di persone, la piattaforma di Nauweba. Non si può andare verso sud e non si può andare verso nord, erano in trappola qui con gli egiziani accampati dentro lo wadi, che addirittura avevano chiuso tutte le altre possibili vie di fuga, erano in trappola, persi davanti il mare. Ron White e il suo team ha fatto una serie di sondaggi, questo è un rilevamento idrogeologico della zona, e si vede che al centro, davanti alla spiaggia di Nuova, il mare è più basso, dai lati è più profondo, qui si vede meglio in tridimensionale, delle fosse. Però si vede che qui al centro c'è una sorta di autostrada a 8 corsie. Se il passaggio c'è stato, deve essere in quel punto lì. Un team di subacquei ha effettuato delle ricerche, che abbiamo le foto, e sono stati trovati pochi coralli, e coralli dall'aspetto curioso, pochi e dall'aspetto curioso. Vediamo delle strane forme, questa è una forma quasi circolare, anche questo, si vede questa forma circolare coperta dal corallo, ovviamente. Qui lo vediamo uno messo in verticale, di queste strane strutture, e a me comincia a venire un po' in mente l'idea che queste sono ruote di carri fossilizzate, qui c'è stata fatta la ricostruzione sopra, e lucis in fondo una ruota d'oro. Sapete che l'oro non si corrompe, non si corrode, com'era resta. Qualcuno ci ha voluto fare questo regalo. Questa ruota d'oro è bottino di guerra delle campagne militari egiziane in Siria, nuovo regno, Tutmose III. I nobili possedevano i carri con le ruote d'oro. Queste ruote d'oro sono state trovate vicino alla riva egiziana. Questo perché tornerebbe anche con la tattica militare egiziana. Il faraone in caso di pericolo stava in fondo insieme alla guardia personale, lasciava andare avanti l'esercito, lasciava andare avanti i carri, per ultimi entravano i nobili, carri con le ruote d'oro. Sono state trovate vicino alla riva le ruote d'oro. Qui abbiamo una panoramica di queste ruote, un carro egizio così com'era. Ma sono state trovate anche costole umane. Questo è uno sterno. Questo è un femore. Roba nei musei, questo, eh? Femore umano. Lo zoccolo di un cavallo. E non solo. Dal lato egiziano e dal lato arabo
si pensa Salomone, perché così è scritto, eresse queste due colonne per commemorare l'evento. Dal lato egiziano non c'è scritto più niente, perché la sabbia ha corroso queste iscrizioni, mentre dal lato arabo ancora qualcosa si riesce a leggere. Egitto, morirono Salomone, Faraone, Mosè, acqua e nome di Hashem. Siamo dall'altra parte, siamo in Arabia Saudita, il regno di Madian, come c'è scritto nell'Antico Testamento. E si parla di regno di Madian per il Monte Sinai, non si parla della penisola del Sinai. E andiamo a vedere cosa è stato trovato in Arabia Saudita. Innanzitutto, graffiti che raffigurano un vitello. Viene in mente subito l'episodio del vitello d'oro, che sapete che quando Mosè si fece scrivere dal dito di Dio le tavole, tornato giù, trovò gli ebrei che avevano eretto su un altare un vitello d'oro in ricordo del periodo passato in Egitto. Lui si arrabbiò, le ruppe, nel famoso episodio, torna su, se le fece ridare. Abbiamo diversi di questi esempi, si può guardare anche lo stile tra un papiro egiziano e il disegno, che ci riporta all'episodio del vitello d'oro. Monte Jebel al-Lauz, vedete là, quello cerchiato, è strano, molto strano, già da lontano si nota qualcosa di strano, guardate la vetta, è aderita. Se uno va sul posto non si vede niente, scendi, ti allontani e l'aspetto è questo. Non è una nube, quello non è l'ombra proiettata da una nube, è il monte che è così. Questa è zona militare, non ti fanno avvicinare. Quindi, non è questo il Monte Sinai. Avete fatto magari la scarpinata per arrivare dal monastero di Santa Caterina per vedere l'alba sul Monte Sinai. Il Monte Sinai è qua, in Arabia Saudita. Questo è l'Esodo. Dopo di questo c'è stati i famosi 38 anni, 40 anni di vagare nel deserto prima di arrivare alla terra promessa. Goshen, Egitto, terra di Madian. E torniamo sul nostro probabile faraone dell'Esodo, Tutmose III, 18ª dinastia. Questo è il nome, Totmes, Totmose, già Totmose. Questo archeologo, Nabil, egittologo svizzero, ha trovato in questa zona, Tel el Maskuta, nel delta, dei muri fatti con mattoni di fango senza paglia. Attenzione, questo è importante. Ricordate l'episodio del faraone che per rivalersi sugli ebrei a un certo punto gli fa fare i mattoni di fango e paglia senza paglia, perché è molto più faticoso farli senza paglia. In questo punto sono stati trovati dei muri fatti con mattoni di fango senza paglia e il periodo è 18ª dinastia e siamo nuovamente lì. Abbiamo la panoramica dei faraoni. Tutmose III, il Napoleone d'Egitto, è di lui documentata la prima battaglia della storia. Megiddo, la prima battaglia documentata della storia, è stata fatta da lui in Siria intorno al 1470-1480 a.C. Questo è il teatro delle nostre vicende. E qui abbiamo il periodo delle campagne di Siria, la 18ª dinastia. Allora, la prima cosa che mi salta all'occhio è quante volte nei nomi esce fuori Mosè. Ma cosa vuol dire Mosè? Nell'Antico Testamento Mosè, c'è scritto, vuol dire salvato dalle acque, tratto dalle acque. In egiziano Mosè vuol dire nato da, generato da, oppure vuol dire bambino. Andava di moda. Ach Mosè, Tutmose. Poi ci sarà Ramesso o Ramose, è uguale. La radice Mosè, eccola lì, e quello strano simbolo a tre, Mes o Mose, andava di moda. Questo è il tempio di Hatshepsut, la regina che volle farsi re, regnò come un vero e proprio faraone, con tanto di barba posticcia nelle rappresentazioni, costruito dal fido architetto Senmut. Queste sono statue osiriache della regina Hatshepsut, la vediamo come un uomo, raffigurata come un uomo. Qui abbiamo il suo artiglio reale su un obelisco a Karnak, questo è il luogo dove sono stati eretti i suoi obelischi, e quella è la posizione della capitale religiosa, l'antica Tebe, dove sono accaduti i fatti a circa metà.
Quindi, torniamo sulle nostre, sulla nostra dinastia. Secondo Alan Gardiner, il grandissimo egittologo, fra i figli di Tutmose I e la regina Ahmose, abbiamo diversi fratelli, abbiamo la regina Hatshepsut e abbiamo un ulteriore figlio adottivo. Attenzione perché qui ci siamo. Figlio adottivo chiamato Amenhotep, che era un nome comunissimo. Gli egiziani avevano più di un nome, aveva un'importanza per gli egiziani, il nome fondamentale. Pensate che per dannare eternamente un personaggio gli veniva cancellato il nome dalle tombe e dai templi, poi vedremo. Questo figlio adottivo, fra l'altro, di cui si conoscono i veri genitori. Sapete che Mosè, a un certo punto della sua storia, riescono fuori i vecchi genitori, gli ebrei, e vivono con lui a corte. Amenhotep, figlio adottivo di cui si conoscono i veri genitori di umili origini. Quindi l'identikit è perfetto. Secondo Antonio Crasto, un ricercatore molto bravo, molto sveglio, Amenhotep assume anche il nome di Senemut, perché Senemut non è un nome, Senemut è un soprannome, non esiste in egiziano un nome come Senemut, non è traducibile, andiamo a vedere perché. Ah, innanzitutto, allora, dall'Antico Testamento, Hatshepsut ebbe una sorella, la regina minore, di nome Neferubiti. Secondo la tradizione ebraica, Mosè venne tratto dalle acque da una principessa di nome Biti-Ah. I due nomi, Neferubiti e Biti-Ah, contengono entrambi il riferimento all'ape, Biti, del Basso Egitto. Sono molto pochi i nomi in Egitto che hanno questa radice Biti al suo interno. Altro caso, ma cominciano ad essere un po' tanti. E andiamo a vedere questa Amenhotep Senemut, figlio di gente povera, di umili origini, che queste qui sono tutte cariche, non sono tutte, sono solo alcune, che aveva questo figlio di NN, questo figlio di gente povera. Abbiamo il grande amministratore, giudice di tutto il paese, direttore dei lavori, ma incarichi importantissimi, una statua recentemente trovata a Tebe, distrutta, questa statua è stata volutamente distrutta, anche quello ci deve far pensare. Aveva anche un'altra carica, sacerdote di Amon Userhat. In tutta la storia egiziana solo Senemut possedeva questo titolo, un uomo di stirpe non reale più potente del nuovo regno. Abbiamo un personaggio potente quasi quanto il faraone. Di sé Senemut scrisse: avendo percorso tutti gli scritti dei saggi, non ignoro nulla di quello che è successo a partire dal primo giorno. Era un iniziato ai segreti della religione egiziana. Era una persona di una cultura enorme, a lui ha studiato nel palazzo del Khep, come i figli del re. Qui abbiamo un'immagine di Tutmose, che è figlio di una sposa secondaria, la sorellastra Hatshepsut, abbigliata come un re, che inizialmente regna a fianco del marito Tutmose II, e Tutmose III è ancora un giovane, un giovinetto, anche se in futuro diverrà, come abbiamo detto, il famoso Napoleone d'Egitto. Eccolo qua, Tutmose III, un suo pilone eretto a Karnak, le campagne di terra di Canaan, ognuno di questi è un popolo colpito e fatto prigioniero. Il padre, come si è detto, di Tutmose III, nonché marito di Hatshepsut, muore giovane, non godeva di buona salute. Comincia un periodo di coreggenza fra Hatshepsut e Tutmose III. In questo periodo tutto va bene, è un periodo di pace per l'Egitto. Il figlio Senemut è anche Balia, diciamo, è anche colui che si occupa della figlia di Hatshepsut. Tutte e tre, questi tre, vanno d'amore e d'accordo. Quindi Senemut, figlio aggiunto, adottivo di Tutmose I e Ahmose, Hatshepsut, la regina vuole farsi re, e Tutmose III. Questi due stanno in coreggenza in questo momento. E andiamo a vedere il nome. Senemut si è detto che è un nomignolo.
sembra un omino, perché Senemut, tradotto letteralmente, è fratello della madre. Cosa vuol dire fratello della madre? All'apparenza non vuol dire assolutamente niente. Non solo, questo nome non lo troverete mai nella storia egiziana, solo lui l'ha avuto. Alla fine capiremo perché fratello della madre ha comunque un significato. Sappiamo dall'Antico Testamento che Mosè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, quindi ci dicono che potendo accedere al trono d'Egitto, lui poteva susseguire a Tutmose III, rifiutò e scelse il suo popolo, scelse gli ebrei. Questo è un punto importante della nostra storia. Qui abbiamo il plastico del famoso tempio di Deir el-Bari, così come era in origine. Accanto, vedete, Tutmose III e Hatshepsut. A questo punto, momento imprecisato, muore la regina Hatshepsut e Tutmose III resta l'unico reggente. Eccolo il Napoleone d'Egitto. Prende forza. Sappiamo che Senemut scompare dalla storia egiziana. Mi viene subito in mente il discorso di Mosè che uccide la guardia preso da un momento di rabbia e per paura scappa e va in terra di Madian. Nel frattempo Tutmose III è diventato il potente faraone di cui dicevamo prima. Senemut potrebbe aver riassunto il nome di Amenhotep, perché a un certo punto sappiamo che rientra in Egitto con il nome di Amenhotep e erige altri due obelischi, quindi lui è rientrato in Egitto. E questo secondo me va a combaciare col discorso dell'Antico Testamento. Mosè scappa per l'omicidio, qui vediamo, Mosè scappa dall'Egitto e si rifugia in Madian, perché vedendo maltrattare uno schiavo, preso dalla rabbia, interviene e uccide la guardia. L'Antico Testamento dice che Mosè si rifugiò appunto in terra di Madian. E qui siamo a un punto importante. Allora, questo faraone qui, Napoleone d'Egitto, ha fatto 17 campagne militari all'estero in 17 anni, e per l'epoca è un'enormità, perché per fare una campagna militare dall'Egitto in Siria ci volevano mesi, quindi pensate allo sforzo. 17 campagne militari in 17 anni, poi improvvisamente accade qualcosa. Crack. Nei restanti 15 anni di regno di Tutmose III non ci sarà più neanche una campagna militare. Cosa è accaduto? Ci dice la slide. 17 campagne militari in 17 anni e poi più niente. Abbiamo menzione di una piccola operazione di polizia nella Nubia, territorio del sud, ma veramente un qualcosa, una scaramuccia, niente di più. Cos'è accaduto improvvisamente dopo 17 anni di regno? Questo è accaduto. Ha perso tutto l'esercito, ha perso i vertici dell'esercito, ha perso i generali. Non aveva più nessuno, è per quello che le sue campagne sono state sospese, perché non aveva più un esercito, si conta che avessero circa 20.000 unità già a quei tempi. Altro episodio strano, guarda caso, alla fine di questi 17 anni di campagne improvvisamente sospese, fece costruire una cappella dentro il tempio di Luxor, stranissima, con tutti gli dei d'Egitto, qualcosa di mai costruito prima, facendola festa del giubileo, l'Ebsed cosiddetta. Queste feste solitamente erano fatte dopo 30 anni di regno per rinvigorire, ringiovanire il potere del faraone. Lui l'ha fatta dopo la fine di queste 17 campagne che abbiamo lo schema. Secondo alcuni, la cerimonia fu effettuata dopo la fine delle campagne di Siria. Franco Cimino, grande egittologo. Quindi è accaduto qualcosa alla fine, tanto che lui ha voluto ingraziarsi, così come aveva fatto Amenhotep III con la dea Sekhmet, ha voluto ingraziarsi tutti gli dei di tutto l'Egitto, costruendo un tempio stranissimo, enorme, mai visto prima, perché ha cercato di riavere, ancora una volta, dalla sua parte gli dei d'Egitto. Qui abbiamo la tomba di Tutmose III, strana, sembra quasi un papiro lungo le mura, già vediamo che non è come le altre. Abbiamo ancora un'immagine di lui. Ecco, altro episodio strano, che ci conferma. Hatshepsut è morta già da più di 20 anni, qui ci dice 21. Perché dopo 21 anni Tutmose III viene improvvisamente assalito dalla rabbia dopo 21 anni la morte di Hatshepsut e ne cancella i nomi e le immagini da tutti i templi che trova?
la dannazione eterna per Hatshepsut. Perché? Dopo 20 anni. Ma perché è stata lei a trarre dalle acque Mosè? Tant'è vero che anche Mosè, cioè Senenmut, ha subito la stessa fine. Tutti i suoi nomi e tutte le sue immagini sono state scalpellate via, quasi tutte, perché qualcosa è rimasto ovviamente, ma l'intenzione di tutto Mosè III era questa. Sentite un po', vi ricordate il discorso che questo certo Amenhotep, figlio trovatello di tutto Mose III, con genitore di mille origini, secondo Alan Gardiner? Un'altra stranezza è stata trovata, oltre a monumenti di Hatshepsut e Senenmut con i nomi scalpellati, risulta scalpellata anche una cappelletta di un certo Amenhotep. Perché Amenhotep e Senenmut sono la stessa persona. È stato scalpellato anche il nome di questo Amenhotep, perché è la stessa persona. Perché questo Amenhotep è un signor nessuno per gli egittologi. Poi apriamo, questo era il soffitto astronomico della tomba di Senenmut, molto particolare. Lui ha fatto una tomba, ha disegnato questo sul soffitto e lo ha coperto con dell'intonaco. Era invisibile per i suoi contemporanei. Chi è entrato nella tomba per portare via i nomi e le immagini, come tutto Mose III, non ha trovato niente, una tomba vuota e bianca. Questo era un messaggio per noi, perché questo intonaco si è staccato nei millenni e ci ha rivelato questa meraviglia. Secondo la Christiane des Roches Noblecourt, che è stata una grandissima egittologa morta nel 2011, questo è il cielo, fotografa il cielo del 1463 a.C., della stagione della semina del Peret. Cosa può aver scritto Senenmut Mosè di così importante da fare una cosa del genere, coprirla? Secondo me solamente una cosa. Qual è stata la cosa nella vita è stata più importante di Mosè? L'Esodo. Probabilmente lui ha cominciato a programmare. Nella stagione di Peret, e vediamo quando, la semina che comincia a novembre e finisce a marzo. A marzo gli ebrei volevano fare la Pasqua ebraica, appunto, nel deserto. Gli chiede a Faraone: lasciaci andare a fare la nostra Pasqua nel deserto. E guarda caso la stagione di Peret si conclude con la primavera. Era un metodo questo usato per riportare le date più importanti della storia egiziana. Lo vediamo addirittura che tutto Mosè III stesso lo utilizza in questa stele per commemorare degli eventi religiosi importanti. Usavano la chiamavano la levata eliaca di Sirio, che in posizione con gli altri pianeti ci dava la data sicura e certa. Qui vediamo Senenmut fra il padre e la madre di umili origini, non avevano titoli il padre e la madre. Vediamo il nome scalpellato, una riproduzione Senenmut. Di qua vediamo il padre Ramose, sovrintendente del palazzo reale, cioè lui, e la madre Hatnofret e il nome scalpellato al centro. Qui lo vediamo su un'altra stella dal vivo, il nome scalpellato fatto da Ramose, generato da Hatnofret, il sovrintendente del palazzo reale Senenmut. Qui abbiamo un esempio di altri nomi di Senenmut scalpellati via. Signore e signori, vi presento Mosè. Questa è una foto dell'epoca di Mosè, di Senenmut. È probabilmente fatto da uno degli artigiani della valle di Deir el Medina, dove vivevano appunto gli artigiani che costruivano le tombe della valle dei re, che riprendeva il profilo di Mosè per poterlo poi riprodurre nella sua tomba. E abbiamo un'altra immagine, una rielaborazione, mentre adora i artigli della regina Hatshepsut. E qui abbiamo la mummia del famoso, faraone dell'Esodo, Tutmose III, il faraone dell'Esodo. Particolare, agghiacciante, è che chi ha seguito sul trono Tutmose III non è stato il primogenito, che si chiamava Amenemhat, che è morto da bambino, ricordate la morte dei primogeniti, ma il secondo genito, Amenhotep II, il faraone sanguinario. Anche questo fatto, che fosse un faraone sanguinario, si può capire la rabbia del padre trasmessa al figlio, perché come lui nessun altro è stato. Qui vediamo il primogenito, era chiamato Semes, ed eccolo qui, la mummia di un bambino, Amenemhat, il figlio morto piccolo di Tutmose III. Altro particolare,
molto interessante, l'ho scoperto proprio di recente. Il bastone di Mosè è importantissimo nella storia dell'Esodo, no? Sapete che Mosè condusse gli ebrei col bastone, entrò in presenza del faraone gettando il bastone a terra e trasformandolo in un serpente per impressionare il faraone. Era un simbolo di comando comunque nella divinità, il bastone. Questo documento si chiama Libro di ciò che sta nell'Amduat e parla di ciò che sta nel regno dei morti. E sono una serie di prove, sono 12 prove, divise in 12 ore, che il defunto deve passare prima di risorgere, come il sole la mattina. Alla fine della cosiddetta prima ora, quindi all'inizio, all'ingresso, prima il defunto entri, attenzione, in un mondo fatto di acqua, attenzione a questo particolare, il mondo sotterraneo fatto di acqua, ci sono tre personaggi, sono quelli cerchiati, che sono tre dei, Neith del sud, Neith del nord e Neftis. Dopodiché, nei papiri c'è scritto, ci sta un personaggio chiamato il separatore delle acque. Non è raffigurato in nessuna tomba, in nessun papiro di tutto l'Egitto, mai. Sapete dove è raffigurato il separatore delle acque? Lo vedete qui anche nella tomba di Seti, non c'è, ci sono queste tre figure, dopo più niente, poi c'è il mondo delle acque. Nella tomba di Tutmose III, il separatore delle acque, ma guardate come è raffigurato, è nella tomba di Tutmose III e mi guarda caso in quella di suo figlio, nessun altro caso in tutto l'Egitto. Il separatore delle acque è raffigurato solo in questi due, andiamolo a vedere, colui che separa le acque, quella specie di corna vuol dire aprire, separare, Upiunet, e guardiamolo nei particolari. Allora, colui che separa le acque, solo in questa tomba, in quella di suo figlio, è raffigurato da un bastone, in cima il simbolo di separare, un uomo in cima, con la barba del Dio, un serpente che tira da una parte, un serpente che tira dall'acqua per separare le acque. Automaticamente viene da pensare a Mosè. Il bastone, simbolo del comando, col bastone si apre il Mar Rosso, col bastone cerca di impressionare il faraone, si tramuta in serpente, questo rappresenta l'energia divina. Il separatore delle acque. Se, non so se ci siete già stati in Egitto, ma se andrete in Egitto sappiate che si possono visitare la tomba di Tutmose III, che è la 34, questa è la Valle dei Re, e la tomba di Hatshepsut, la madre di Mosè, che è la numero 20. Una cosa curiosa, questa una cosa mia, che a me piace dire, non c'è niente di archeologico, però secondo me suona strano. Quando è stato scalpellato via il nome di Senemut, in tutte le tombe, in tutti i tempi, togliendo il nome di Senemut, quello che resta e che salta all'occhio, anche al profano, anche allo straniero, a quello che magari va a rendere omaggio al grande personaggio, quello che resta è questo, Mosè Mosè. Scancellando il nome Senemut, resta Mosè Mosè. Quindi uno scherzo del destino ci dà, qui vediamo il nome Senemut che non esiste più, ci dà il vero nome di Mosè. Altra cosa molto importante, siamo alla fine, solo uno, questo lo scriveva Senemut dietro a tutte le sue statue, attenzione, solo uno che è uscito dal flutto, dalle acque, e al quale è stata data l'inondazione, per mezzo della quale ho potere sul Nilo. E ancora, l'agrimensore divino che presiede all'inondazione. Secondo la Christiane Desroches Noble Court, la famosissima egittologa di cui sopra, tutte queste cose ci permettono di dire che Senemut pensò forse di beneficiare di quell'energia sovrumana che alberga nelle acque della piena. Questo lo dice un'egittologa ufficiale. Quindi aveva un rapporto privilegiato con le acque, sin da subito. Riassunto, Senemut e Mosè, la regina Hatshepsut è colei che salva dalle acque il bambino e lo adotta a corte, e Tutmose III, fratellastro di Hatshepsut, è il faraone dell'Esodo. Riassunto generale. Ricordate Akhenaton che diceva molte cose terribili sono accadute in questi anni, e aveva ragione, perché intorno al 1450 a.C. circa abbiamo l'Esodo, Mosè sotto Tutmose III, e compare, guarda caso, per la prima volta il termine Apiru per ebrei nella storia. Intorno al 1400 a.C. circa Giosuè attacca Gerico, fermati sole, e abbiamo visto
che è accaduto. In Egitto regna Menotep III, insieme al figlio Akhenaton. Fra il 1400 a.C. e il 1360 circa, gli Apiru, gli ebrei, attaccano gli stati vassalli del re d'Egitto, entrano in Canaan, il re di Gerusalemme, Jerusalem, richiede l'aiuto del faraone, aiuto che non arriverà mai. Infatti, gli ebrei sono entrati. Il faraone Akhenaton non ha mai aiutato questi personaggi. Ultima menzione, 1220, il primo documento che menziona Israele sotto il faraone Merenpita. Abbiamo visto. E abbiamo concluso. Grazie. Questi documenti che narrano tante altre cose, quindi non soltanto di quanto è accaduto nel passato, e vorrei dire, noi amici dei rotoli curiamo molto la parte di questi rotoli antichi, i rotoli speciali degli antichi, che curano non soltanto informazioni sul passato, come adesso abbiamo potuto paragonare le cose descritte, come quelle in cui si dice al popolo ebraico, questi manoscritti che sono custoditi in una specie di museo, rifugio antiatomico, in caso di una guerra nucleare scende sotto suolo roccioso, sono gli scritti più protetti del pianeta. Ecco, in questi scritti non soltanto che è narrata la storia di quanto accaduto nel passato, anche se ritenuta dall'illuminismo e da varie correnti di pensiero pure leggende, ma solo grazie ai scavi archeologici e grazie ai rotoli mar morto e agli antichi scritti su queste storie del passato si possa vedere un parallelismo eccezionale. Ognuno è grande, vaccinato da trarre le proprie conclusioni. Una cosa è certa: al di là dei scritti che raccontavano il passato, è straordinario vedere che nei scritti antichi, che erano scritti millenni fa, e le profezie sul futuro, in una categoria speciale in questi rotoli, hanno descritto il futuro in anticipo. E non soltanto che la scienza, e vedrete nei DVD da 1 a 6 che vedrete e potete prendere dopo, non soltanto che varie discipline scientifiche hanno dimostrato che le lingue antiche in cui sono scritte queste informazioni sul futuro, le profezie, vere e proprie profezie, e anche la pelle degli animali su cui sono scritti, sono esattamente più di 2200 anni e risalgono, grazie alle lingue antiche, a un'epoca molto remota. Si sta parlando di profezie che arrivano anche di 3 millenni fa, di 2700 anni e così via. Cosa straordinaria è questa, che in queste profezie, in particolare in questo rotolo che è conservato nell'interno del museo a Gerusalemme, in questo rotolo questo essere dell'universo dà i messaggi e dice: chi è come me, oltre che ha creato cieli e la terra e ha fatto quello che ha fatto nel passato per liberare oppressi, per liberare innocenti che erano messi nella schiavitù dura durante 400 anni, mandi in questo rotolo un messaggio a tutti i popoli in tutte le epoche del nostro pianeta dicendo: chi è come me che anche rivela il futuro in anticipo. È la fine prima dell'inizio del tempo, e in maniera molto 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 chiara. Non sono le profezie vaghe, si sta parlando di nazioni, luoghi geografici,
degli avvenimenti che sarebbero accaduti, addirittura delle epoche entro quali sarebbero accaduti. Ci sono le profezie che arrivano ai nostri giorni addirittura. E non solo, sono anche andato, perché volevo anche controllare, ho avuto anche l'occasione di poter personalmente visitare, vedere questi reperti, e non soltanto, grazie anche alla collaborazione con Museo di Israele, avere anche la possibilità di avere ulteriore materiale su questi reperti, 8 copie di Daniele che contengono queste profezie, potrete vedere nei DVD, le profezie del rotolo della prima grota, che racconta, è raccontato in anticipo, la storia di questo grande Yahweh dell'universo che sarebbe diventato l'uomo dalla discendenza dei giudei, dal re Davide. E cosa straordinaria è questa, che, come potrete vedere nei DVD, le informazioni, le profezie, i documenti realmente esistono e hanno in anticipo rivelato il futuro. In queste antiche profezie, in questi antichi rotoli, ci sono le descrizioni che parlano che questo Messia, vedrete poi nelle profezie, che era venuto in quel luogo geografico, in quell'epoca, e cade esattamente all'epoca dell'impero romano, seconda volta dell'universo ritornerà, come ha promesso una volta che avrebbe dato la terra promessa a oppressi e travagliati in Egitto. Così in queste profezie si sta parlando che all'epoca nostra il Messia dell'universo ritornerà per la terra promessa, questa terra nostra che deve essere trasformata in nuovi cieli, in nuova terra, entro quali e dentro quali vivrà soltanto la giustizia. E di nuovo in questi rotoli antichi l'invito a tutte le nazioni, tutti i popoli, a scegliere finché c'è il tempo la giustizia, il bene e tutte le cose che sono descritte in questi antichi rotoli. Vi leggo brevemente, ci sono tante cose che si possono parlare fino a domani su questi rotoli, ma vi leggo brevemente alcune descrizioni. Per esempio qui ci sono le città descritte che oggi si trovano esattamente in stato come hanno annunciato le profezie. Alcuni professori hanno calcolato di matematica e astronomia che probabilità 1 su 2 seguito da 18 a 0. È una cosa impossibile predire le cose così precise e concrete per nome in lista come sono state dette. Susseguirsi degli imperi dall'epoca dei babilonesi fino ai nostri giorni è una cosa impressionante, e qui le profezie messianiche che si sono già realizzate. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, traduzione da rotolo della prima grotta, per le nostre iniquità, malvagità, il castigo per cui abbiamo la pace su di lui, e per le sue ferite, le vidure, noi siamo stati guariti. Ha versato la vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori, egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Questi sono solo alcuni piccoli dettagli precisi, attenzione, non leggo i Vangeli, profezie scritte secoli prima riguardo questo personaggio che in quel luogo geografico, in quella maniera, avrebbe subito questo e sarebbe lui stesso quel Yahweh dell'Egitto che ha aperto il Mar Rosso agli ebrei. E con questo vorrei terminare con le parole del prossimo canto questa conferenza. Il sangue mio per te fu.
siamo uno. Ti chiedo se credi in me e in quello che dico e in colui che mi capirmi.